E bentornati, cari radioascoltatori, ad una nuova puntata di Talk and Shot, la rubrica cinematografica di Sesto Network. Nella puntata di oggi parleremo di uno dei temi più popolari al cinema in questo momento, ovvero il rapporto tra la settima arte e i supereroi, con un ospite di eccezione. Ma non vi sto a dire altro e vi mando subito la sigla. Bentornati cari radioascoltatori. Come vi ho già detto nell'introduzione, oggi parleremo dei personaggi più popolari in questo momento al cinema, ovvero i supereroi. Ho voluto però trattare l'argomento con una persona che della materia ne sa abbastanza, ovvero una delle voci più interessanti e, permettetemi, autorevoli nell'ambito fumettistico, ovvero altro quando. Benvenuto, come stai? Sto benissimo, grazie. Buonasera Lorenzo, buonasera a chi ci ascolta. Io ti ringrazio per cominciare di questo invito, ti ringrazio per avermi definito autorevole. Io non lo so se merito questo complimento, in ogni caso mi fa piacere essere qui e penso che potremo fare una conversazione perlomeno interessante. Autorevole, non lo so, lo lascio giudicare a voi e a chi ci ascolterà. No, io apprezzo davvero molto come tu riesca a spiegare le varie arti collegandoti con altri aspetti culturali, e questa cosa mi ha affascinato particolarmente nella tua rubrica della storia di Cinecomics, dove per l'appunto hai trattato il tema dei supereroi, hai ricostruito la sua storia e hai anche evidenziato davvero tante opere d'arte, per l'appunto tratte comunque dal fumetto e trasposte poi al cinema. E davvero consiglio a tutti i radioascoltatori di recuperarsi la rubrica perché merita parecchio. Per l'appunto io volevo dirti, ma quant'è che hai deciso di creare la rubrica sulla storia dei cinecomics e come ti sei documentato al riguardo? Ma guarda, tra le tante rubriche sul mio canale YouTube, Storie Cinecomics, è iniziata quasi per caso, perché è capitato che un anno e mezzo fa, prima che succedesse tutta l'emergenza mondiale, quando ancora c'erano le fiere del fumetto che si potevano fare, mi capitò di essere invitato al Palermo Comic Convention della mia città di Palermo e mi fu chiesto di presentare un argomento, una conferenza che potesse essere di interesse nell'ambito fumettistico e così via. A quel punto io pensai che cosa potevo fare per coprire tre quarti d'ora di intervento così e pensavo da un po' di fare questo discorso che per cominciare riguardava quella che io chiamavo la preistoria dei cinecomics, dei cinefumetti. In che senso preistoria? Perché così un po' per gioco. Per preistoria io intendevo in quel momento proprio l'inizio, i primissimi film ispirati a fumetti che fossero comparsi al cinema e magari anche in televisione. Dopodiché il progetto andò avanti perché la conferenza fu molto piacevole, fu molto divertente, il pubblico partecipò, si divertì e a quel punto io mi chiesi perché non andare avanti e dopo la preistoria trattare varie epoche, quelle che io identifico con ere geologiche, con varie epoche storiche, che sono molto approssimative in realtà. Quindi dalla preistoria passare al Medioevo, al Rinascimento, all'età moderna e poi all'età contemporanea che devo ancora raggiungere. Attualmente sto coprendo l'età moderna. Questi ovviamente sono dei periodi che io individuo in un modo un po' di comodo, perché individuo la preistoria dall'inizio, quindi dal cinema anche muto, perché il cinema ha cominciato a ispirarsi ai fumetti proprio all'inizio della sua avventura. Ed è arrivato fino a un certo punto, producendo anche quelle che erano le miniserie cinematografiche, un fenomeno che in Italia non abbiamo mai visto, perché prima ancora che esistesse la televisione, il cinema produceva dei film a puntate che duravano circa mezz'ora, si interrompevano in un momento di suspense e la settimana dopo lo spettatore doveva tornare al cinema e continuare a seguire questa avventura che continuava e poteva durare più puntate, potevano essere sei episodi, anche di più. E molti di questi erano ispirati a fumetti. Per
i primi fumetti, non soltanto supereroistici, ma anche supereroistici, i primi Superman, i primi Batman. Il primo di tutti, credo, fu Capitan Marvel, che non era il Capitan Marvel della Marvel, era quello che oggi noi conosciamo come Shazam. Credo che fu uno dei primissimi ad arrivare al cinema in una miniserie. Poi il cinema si andò evolvendo e in un certo senso io identifico la fine della sua preistoria con gli anni 60, la nascita della televisione, l'arrivo anche di serie TV e con la nascita del famoso Batman televisivo con Adam West, e con una nuova ondata di fumetti cinematografici e televisivi con qualche mezzo in più e qualche pretesa in più. Chiaramente a noi in questo ambito, mi pare di aver capito, ci interessa parlare soprattutto e focalizzarci sui supereroi. Ma parlavo io un po' di fumetti in generale, quindi da questa esperienza ho trasformato in video la prima conferenza e sono andato avanti di epoca in epoca. Beh, è stato davvero molto interessante questo preambolo, soprattutto non avevo idea che ti fossi ispirato per la tua rubrica ad una conferenza. Adesso mando una piccola pausa musicale e poi trattiamo per l'appunto dell'argomento dei supereroi. Non mancate. Ok. E rieccoci qui. Allora, per l'appunto, proprio parlando dei supereroi, volevo chiederti, anche in maniera più ampia, quando nasce la figura del supereroe e quali sono le sue caratteristiche principali? Ma guarda, la figura del supereroe, e stiamo parlando del supereroe nell'immaginario collettivo, non del supereroe al cinema, e neanche nei fumetti, perché in realtà il supereroe in un certo qual modo precede la nascita stessa del media fumetto. Molti identificano i supereroi moderni per meglio dire gli antenati dei supereroi moderni con i protagonisti delle varie mitologie, che possono essere quella greca, quella norrena. Non a caso nei fumetti supereroistici alcuni supereroi sono presi di peso dalle mitologie, per dirne uno soltanto, Thor, che deriva dalla mitologia nordica. Quindi non soltanto eroi, dei, divinità, guerrieri, ma anche eroi, semidei e tutto quello che in parte, insomma, faceva parte della mitologia, delle varie, anzi, mitologie, ma anche della narrativa popolare, degli eroi popolari e anche di un certo tipo di letteratura. Perché anche il famosissimo personaggio di Zorro, che è un personaggio letterario, in qualche modo è un antesignano di quelli che sarebbero diventati supereroi. È un personaggio che ha una doppia identità, si nasconde dietro una maschera e ha un'identità segreta, ha un'abilità incredibile, che non è un superpotere, però ha un'abilità straordinaria nell'uso della spada, in doti acrobatiche, nel fatto di non essere mai preso, nella sua astuzia, e quindi in qualche modo è un supereroe ante litteram. Da allora sono nati anche personaggi che possono essere definiti supereroi in tante forme, anche romanzesche, soprattutto in America, ma prima ancora c'erano personaggi leggendari come Robin Hood, che è un personaggio storico che affonda la leggenda, che combatteva per la giustizia, rubava i ricchi per dare ai poveri, combattendo contro lo sceriffo di Nottingham, e in quel caso la sua abilità era l'uso di arco e frecce e una mira infallibile. Anche Robin Hood è diventato, trasfigurato, un supereroe moderno nei fumetti, figliando i personaggi intanto di Freccia Verde, di Green Arrow per la DC Comics e poi di Occhio di Falco per la Marvel. Questo per dire che sono personaggi che diventano archetipi e che nascono o dalle leggende o dalla mitologia oppure da narrazioni più o meno popolari. Poi ci furono i pulp americani, i romanzi di largo consumo statunitensi, in cui si cominciò a inventare di tutto, ma lo stesso Tarzan di Edgar Rice Burroughs, Tarzan delle scimmie, il signore della giungla, è l'archetipo del supereroe mezzo animale che ha dei rapporti con il mondo animale, che dal mondo della natura, dal mondo animalesco, prende le sue caratteristiche. Tarzan domina sugli animali, è stato allevato alle scimmie e ibrida l'intelligenza di un uomo evoluto con una forza primordiale, un'agilità scimmiesca, in un certo qual modo è un uomo bestia
come tanti che verranno dopo. In America negli anni 30 ci fu la serie di romanzi che in realtà era scritta da tanti autori diversi, però era firmata da uno pseudonimo comune che era Kenneth Robson, mi pare, che era la serie di Doc Savage, ed era un personaggio che anche in quel caso non aveva dei superpoteri specifici, non aveva anzi dei poteri particolari paranormali, però era uno scienziato, atleta, che era stato cresciuto da un'equipe di scienziati per arrivare a dare il massimo della mente e del corpo, e quindi era intelligentissimo, era fortissimo, era abilissimo, si chiamava Clark e aveva un rifugio al Polo Sud in una fortezza che si chiamava Fortezza della Solitudine. Questa cosa può farci ricordare qualcun altro. E arriviamo direttamente a Superman, che in realtà prendeva molto da Doc Savage, ma prendeva molto anche da un'attesa messianica, dalla tradizione messianica, sia dell'ebraismo che del cristianesimo. Tant'è vero che gli autori di Superman, gli sfortunatissimi, perché furono messi da parte dalla casa editrice DC, che li trattò veramente male e morirono in miseria, Jerry Siegel e Joe Shuster, crearono Superman con l'idea di un messia pratico, qualcuno che viene dal cielo, dalle stelle, tu scendi dalle stelle, nel caso di Kal-El materialmente è l'ultimo superstite del pianeta Krypton, che però si chiama Kal-El, Siegel e Shuster erano ebrei, e il nome Kal-El significa voce di Dio. Quindi nell'idea di un supereroe, di un essere superiore che arriva sulla Terra ad aiutare gli esseri umani per ristabilire un senso di giustizia, c'è anche un'attesa messianica, più o meno consapevole, c'è qualche cosa di mistico, l'attesa di qualcuno che venga a proteggerti. Ecco, adesso volevo chiederti, ma quando è che il cinema si è accorto di questi personaggi? Cos'è che ha fatto affezionare poi la gente a queste figure? C'è un periodo preciso nella storia dei cinecomics che hai compilato in cui le case cinematografiche si affezionano a queste figure per farci delle storie? Ma guarda, in realtà il discorso è molto lungo dal punto di vista delle cronologie, perché il cinema si è accorto prestissimo dei supereroi, come si era già accorto, aveva cominciato a nutrirsi di fumetti anche di altro tipo. Teniamo conto che i supereroi, parlando di fumetti, hanno avuto tanti alti e bassi nel corso della storia, della loro storia editoriale. C'è stato un momento negli anni 50 in cui buttava male per loro, cioè le loro vendite erano crollate e andavano meglio fumetti di altro tipo, che per lo più erano fumetti crime, fumetti polizieschi e fumetti horror. C'erano i famosi racconti della cripta della IC Comics, che gli aveva rubato la scena, i supereroi praticamente non se li filava quasi più nessuno. Poi avvenne la crociata moralizzatrice contro i fumetti del famoso pseudo psicologo Friedrich Wertham, quello che scrisse il saggio la corruzione degli innocenti, da cui prese origine il Comics Code Authority, il codice di autocensura. Tutti gli altri fumetti horror, violenti, criminali, polizieschi furono costretti a chiudere per via di questa censura che riduceva ai minimi termini le loro possibilità di vendita, e i supereroi tra gli anni 50 e gli anni 60 ebbero un nuovo boom. Per arrivare a quello che dici tu, sarebbe dovuto passare ancora tantissimo tempo, perché se parliamo di supereroi al cinema, arriviamo praticamente ai giorni nostri, perché i supereroi al cinema ci sono sempre stati. Però intanto all'inizio, vabbè, con i mezzi primordiali del cinema, del protocinema e del cinema in bianco e nero, e soprattutto il cinema seriale, quello che poi morì, perché con l'avvento della televisione la serialità sarebbe diventata patrimonio prevalente, se non esclusivo, del mezzo televisivo, con le varie serie TV propriamente dette. Ma ci furono dei colossal che ogni tanto arrivavano, ci ricordiamo il Superman di Richard Donner, il primo alla fine degli anni 70, quello con Christopher Reeve, che era un grande colossal per l'epoca, però erano dei film sporadici, in cui raramente le produzioni hollywoodiane mettevano così tanti soldi. In mezzo ci furono tanti altri film che erano film della Marvel, erano prevalentemente dei film televisivi
o delle serie TV o dei plot per film televisivi che erano molto molto modesti. E quindi i supereroi marvelliani per quel periodo vissero una lettura televisivo-cinematografica un po' da cugini più poveri rispetto alla DC. La DC in fondo era nata prima, aveva uno zoccolo duro di fans più potente e quindi nel corso del tempo arrivò anche il Batman di Tim Burton ed erano dei film di tutto rispetto che possono piacere più o meno, ma erano dei film molto curati, con dei affidati a registi importanti di talento e con dei cast anche importanti. Basti pensare a Superman, che c'era Marlon Brando che richiese una montagna di soldi per una partecipazione brevissima nella parte di Jor-El, del padre di Superman, o Jack Nicholson come Joker molto tempo dopo nel Batman di Tim Burton. La Marvel invece languì per molto tempo con produzioni molto molto povere. Quindi se parliamo di affezione del pubblico, arriviamo a parlare praticamente dei giorni nostri, perché qui è la Marvel che divenuta sempre più potente, sempre più pervasiva e soprattutto nel frattempo, dopo essersi fusa con la Walt Disney, che è un colosso dell'intrattenimento, cominciò a poter fare tante cose. C'erano stati, sì, gli esperimenti, pure quelli d'autore e abbastanza consistenti dal punto di vista dei mezzi degli Spider-Man di Sam Raimi. C'era stato qualcos'altro, c'era stato l'Hulk di Ang Lee. E questi esperimenti qua. Però il punto più commerciale, lo sdoganamento popolare, e ci tengo a dire che non sto dicendo che sto non sto parlando di qualche cosa di artisticamente elevato necessariamente. Stiamo parlando, tu mi hai chiesto di affezione da parte del pubblico, e allora dobbiamo parlare del Marvel Cinematic Universe, perché praticamente che cosa ha fatto la Marvel Disney? Ha preso quello che era il suo punto di forza, era sempre stato il suo punto di forza nei fumetti, nelle produzioni di carta editoriali, cioè quello di avere creato un universo di personaggi che vivono nello stesso mondo, che si incontrano, che interagiscono e che a un certo punto lavorano anche insieme, e di costruire pian piano al cinema lo stesso tipo di meccanismo. In qualche modo, invitando così a ritrovare questa magia i fans dei fumetti al cinema. Da un altro lato, cercando di creare un incanto e un'affezione nuova per un nuovo pubblico che invece era un pubblico prettamente cinematografico. E ci sono riusciti. C'è chi detesta questo fenomeno oggi e lo trova qualcosa di commerciale, inaccettabile e odioso. C'è invece chi lo ha amato e chi si è dedicato film dopo film per costruire questo universo e vederlo tutto. In ogni caso, il legame, se parliamo dal punto di vista del cinema, con i supereroi al cinema, soprattutto, nasce in questi ultimi anni, nell'ultimo decennio praticamente, e nel periodo del Marvel Cinematic Universe in cui costruisce il suo universo condiviso. Guarda, sei stato molto chiaro e io vorrei approfondire molte delle questioni che hai esposto. Lo facciamo, però mandiamo un bel pezzo musicale e poi rimanete sintonizzati, mi raccomando. Eccoci qua. Allora, torniamo al punto in cui eravamo. Per l'appunto, la cosa che mi ha colpito anche dei tuoi interventi è che rispetto anche a molte persone che parlano di questi fenomeni cinematografici, tu non li abbia paragonati alle serie TV, ovvero questa serialità tu l'hai avvicinata più a quella che c'è nei fumetti, ed effettivamente è vero. Però io a questo punto volevo chiederti: ma secondo te, questo modo di rapportarsi con il cinema è appropriato oppure stona? Perché sappiamo che se dobbiamo trasportare un media da un altro, dobbiamo seguire le regole del media in cui vogliamo rappresentare l'opera. E quindi volevo sapere la tua opinione, poi anche l'approfondiamo più tardi. Beh, guarda, innanzitutto c'è da dire che quando il cinema viene paragonato alla televisione, di solito è sempre con intento dispregiativo. Perché? Perché
perché la televisione, almeno fino a un certo punto della sua storia, ha prodotto dei film e delle serie TV con una chiave abbastanza standardizzata. La cosa oggi comincia a diventare un pochino più sfumata perché abbiamo delle produzioni televisive molto curate che hanno una regia e una fotografia e anche una costruzione della sceneggiatura che potrebbe funzionare anche al cinema e che è a un livello abbastanza alto. Per fare un esempio, Breaking Bad, per dirne una. Quindi, però, in genere, quando si paragona il cinema alla televisione, è un po' come dire, è qualche cosa di molto standardizzato, per un pubblico di bocca buona. Insomma, è un po' un insulto, che può essere anche giustificato, non dico di no, però parliamo di serialità. La serialità al cinema non l'ha inventata il Marvel Cinematic Universe e non l'hanno inventata i supereroi. C'è sempre stata, e non mi riferisco più alle miniserie degli anni 40 e 50, che erano una cosa ben specifica e che noi non abbiamo mai visto. Mi riferisco a film veramente seriali, che un esempio facile per tutti è il ciclo di James Bond di 007. È un cinema seriale, è un franchising, però c'è qualcosa di ancora più indicativo. Negli anni pure 60, tra i 60 e i 70, credo, in Francia, ci fu il ciclo di Angelica, che era un'avventura in costume tratta da una serie di romanzi francesi scritti dai coniugi Galant, che erano le avventure di questa avventuriera interpretata al cinema da Michel Mercier. E in quel caso, molto più dei film di James Bond, che in qualche modo erano una serie, però avevano presentato le avventure concluse di film in film, i film di Angelica, perché in realtà da un certo momento in poi, ancora di più, lasciavano sempre aperto qualche cosa e diventavano sempre più appuntate, nel senso che ogni film rimandava all'altro, quindi in qualche modo era proprio una vera e propria serie cinematografica. Potremmo indicarne tantissimi, in questo momento mi vengono in mente quelli più recenti che potrebbero essere i film di Harry Potter, per dirne una. Ma la serialità cinematografica è sempre esistita. Per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, ripeto, spesso li si paragona alla televisione per dire che è un prodotto seriale e quindi automaticamente inutile, è un modo per denigrarli. Ora, fermo restando che possono non piacere e molti di questi film sono oggettivamente modesti, per come la vedo io. Il discorso è un altro, perché io non lo trovo qualche cosa di sbagliato di per sé o di incongruo nel passaggio dal fumetto al cinema. È sicuramente una novità, perché quello che ha fatto la Marvel non è stato tanto inventare la serialità al cinema già esisteva e prescindeva dai fumetti, dai film tratti dai fumetti o dai fumetti di supereroi. La Marvel ha portato l'universo condiviso. È un altro concetto, cioè l'esistenza di personaggi, ognuno con una sua storyline, che però vivono nello stesso mondo e possono incontrarsi e possono influenzare ognuno la storia dell'altro. Sai, la cosa anche dell'universo, io non so se la conosci, però ad esempio mi sembra l'avesse introdotto per primo la Universal con i suoi vari mostri, perché mi sembra che proprio ci fosse poi un film dove tutti i mostri si incontravano per l'appunto, e anche molti si ricordano, se sono affezionati per l'appunto agli anni 90, il concetto di universo l'aveva anche inserito Kevin Smith con il Beowulf Askenverse, che per l'appunto sono va le varie avventure di J. Silent Bob. Però effettivamente, magari parlando anche con varie persone, io capisco in parte quelle persone che quando vedono un film non riescono ad avere tutti gli elementi, perché comunque ci sono delle parti della storia fondamentale che vengono rappresentate in altri film, Ma che quello che dici è vero, perché vedi, tu hai giustamente fatto riferimento alla Universal, come dicono quelli più anglofoni, oppure grazie per la all'universo. correzione, so che No, sono vabbè, fremente. non è per te.
pure io sono abituato a dire un universal, e che ultimamente sento un podcast dove c'è una persona che è abituata a seguire i film in inglese e dice universal, e anche per me è stato uno shock apprendere che è vero, ragazzi, seguitevi le serie e i film in lingua originale perché aiutano molto. Ve lo consiglio veramente. Comunque, grazie Filippo per la correzione. Ma non era una correzione, voleva essere una battuta, che non credo sia neanche riuscita granché. Comunque, sì, è riuscita, stai tranquillo. Comunque, i film della Universal e anche i film di Kevin Smith, sì, in qualche modo anticipano una forma di universo condiviso, ma sono tutti film che possono essere visti separatamente. E questa la differenza. Il concetto del Marvel Cinematic Universe, quindi, non è che anche che l'universo condiviso fosse nuovissimo, ma è nuovo il fatto di trasporre qualche cosa che esisteva nei fumetti in maniera così ramificata e trasporlo al cinema, perché nei fumetti perché esisteva per una ragione commerciale che è diventata sempre più bieca col passare del tempo. Perché sì, inizialmente, parlando degli anni 60, primi 70, questi personaggi, questi supereroi potevano incontrarsi ognuno nell'avventura dell'altro e a volte collaborare e avere avventure insieme. Però col passare degli anni e dei decenni la Marvel è andata lanciando una ricetta veramente nefanda, che ha dei meccanismi che sono puramente commerciali, che rappresentano semplicemente, hanno l'unica funzione di farti acquistare quanti più fumetti possibili, nel senso che se tu compri Spider-Man, a un certo punto per seguire un determinato arco narrativo dovrai comprare anche, che ne so, Thor o Daredevil o gli Avengers, perché un arco narrativo si completa in un'altra serie di un altro personaggio. Queste cose nei film di Kevin Smith o nei film di mostri della Universal o della Universal, non ce ne frega niente, non succedeva. Quindi la Marvel ha riprodotto la sua griglia editoriale al cinema, introducendo anche il concetto di grande evento che, parlando in termini di supereroi e fumetti, è un avvenimento, un fenomeno, in genere una minaccia, un cataclisma di carattere mondiale, che richiede l'intervento un po' di tutti i supereroi, o comunque di più supereroi che devono collaborare, e che va crescendo di solito in varie sottotrame, in vari albi di vari personaggi, fino a deflagrare in una miniserie e in vari crossover, saltando da un albo a un altro, da una testata all'altra. Quindi è un concetto molto specifico di universo condiviso, quello della Marvel, che ha preso e portato al cinema con successo dal suo punto di vista. Io però posso anche arrivare a capire chi lo prende in odio e prova antipatia per una cosa del genere, perché i cinefili, chi ama il cinema per il cinema e vede queste cose, possono magari occasionalmente divertirsi, ma io comprendo che è un meccanismo che può anche suscitare fastidio e ribellione da parte di chi dal cinema si aspetta una narrazione che può essere fruita per quello che è e basta. È un prodotto commerciale, dobbiamo tenere conto di questo, e dal punto di vista estetico è anche un prodotto che attinge a un tipo di narrazione, quello dei supereroi, che di per sé è pieno di buchi logici anche nei fumetti, e inevitabilmente se li porta al cinema, perché in live action questi buchi logici si allargano ancora di più e diventano ancora più evidenti quando li fai con attori in carne e ossa e con un film che pretende di avere anche un tono adulto. Tutte le cose più, diciamo, leggere e più ingenue finiscono inevitabilmente col venire in evidenza, quindi capisco anche chi non li sopporta. Guarda, adesso per l'appunto parleremo di cinema e di autori, ma adesso una breve pausa musicale. E bentornati. Allora, adesso trattiamo per l'appunto del rapporto tra il cinema d'autore e i supereroi. Come anche altro quando ha detto all'inizio di questa puntata, inizialmente comunque abbiamo avuto degli esempi per l'appunto in cui sia l'arte che il commercio potessero vivere in questo genere. Ad esempio ha citato il Superman di Donner, oppure gli indimenticabili Spider-Man e Batman di Raimi e Burton. Però effettivamente quello che si dice ultimamente è che
sia il cinema d'autore e questi film si siano ultimamente allontanati a vicenda. Ma perché è successo ciò? Tu me lo sai spiegare? Ma la ragione è molto semplice ed è soltanto e prettamente di tipo commerciale. Intanto perché quando parliamo del Batman di Tim Burton, che poi fu continuato diventando un'altra cosa nei due Batman di Joel Schumacher, o degli Spider-Man di Sam Raimi, parliamo di esperimenti che eravamo già in tempi ormai molto più vicini ai nostri, ma ancora non era esplosa questa febbre commerciale dei supereroi. Quindi era una situazione in cui, soprattutto per il Batman e Tim Burton, veniva preso l'aspetto iconico di questi personaggi, ma il regista aveva ancora la possibilità di avere mano libera e di presentare una propria versione di questi personaggi. Infatti, il Batman e Tim Burton, sotto certi aspetti, si prende delle belle libertà. È un Batman particolare, e anche la scelta dell'attore. Io ricordo che all'epoca la scelta di Michael Keaton come protagonista non piacque a molta gente quando il film fu annunciato ed era ancora in lavorazione. È vero, è vero, è Perché vero. effettivamente Michael Keaton avrebbe poco a che fare fisicamente con il Bruce Wayne fumettistico. Il Batman che Tim Burton aveva creato e che porta al cinema è un Batman particolare, in un certo senso è un po' il Mago di Oz, che si nasconde dietro dei trucchi, degli effetti speciali, una grande testa meccanica e cose così. Questo Bruce Wayne è un Bruce Wayne anonimo, un uomo normale che appare normale. Anche piccolino, se vogliamo, ma quando entra nell'armatura di Batman, che diventa un'armatura nel film, e da allora tenderà a diventare qualcosa di simile a un'armatura sempre di più anche nei fumetti, diventa un colosso gigantesco e cambia completamente aspetto. Ed è un'invenzione concettuale e visiva che ha un suo interesse. Ci sono varie citazioni, vari elementi presi dai fumetti, però il linguaggio rimane quello dell'autore cinematografico, del regista, nella fattispecie di Tim Burton. Sam Raimi ha fatto qualcosa di simile con l'Uomo Ragno, di meno, innovando meno, secondo me, rispetto al lavoro fatto da Burton su Batman, anche perché il discorso, per dire, odiato da molti delle ragnatele organiche, in realtà era preso dalla sceneggiatura mai realizzata di James Cameron, perché ricordiamoci che in un primo tempo questo Spider-Man cinematografico, che ha cambiato tanti produttori, tanti registi e non ne voleva sapere di arrivare al cinema, era un progetto sfigatissimo, avrebbe dovuto essere diretto tra gli altri da James Cameron, che aveva scritto un'intera sceneggiatura. Raimi ha preso degli elementi da questa sceneggiatura, ci ha messo poi del suo, l'ha fatto suo il progetto. E per quello che posso dire io, è riuscito a innovare, a semplificare delle cose, ma a portare la filosofia classica del personaggio di Spider-Man al cinema e a fare un prodotto veramente molto interessante, magari non perfetto, che magari di film in film comincia a zoppicare, soprattutto nel terzo, dove lì le ingerenze produttive si sono viste ancora di più e il film diventa un marasma con troppi personaggi e lì il regista perde un po' il suo controllo. Ma nel complesso è qualcosa che dimostra sempre la mano di Sam Raimi, perché Sam Raimi, come Tim Burton, è un regista riconoscibilissimo. Ora, con i prodotti Marvel è diverso, è un po' diverso, perché al di là di certe cose un pochino particolari, come per esempio i Guardiani della Galassia di James Gunn, perché anche James Gunn è un regista autorevole, nel senso che ha una sua cifra stilistica ben precisa. Ma bisogna anche dire che gli sono stati affidati, giusti, giusto, giusto, i Guardiani della Galassia, che sono dei personaggi che nell'ambito delle pubblicazioni Marvel a fumetti erano ignorati, erano fanalini di coda, hanno acquistato popolarità e si sono, diciamo, affacciati al successo grazie ai film. E quindi lì James Gunn ha potuto fare veramente molto di suo. Tant'è vero che soprattutto nel secondo mette delle cose che se ne vanno completamente per la tangente, compreso il personaggio di Mantis, che della Mantis fumentistica conserva soltanto il nome e poi non ha praticamente nulla, ma questo non è Però importante. guarda, è molto forte perché comunque ricorda nel secondo volume per l'appunto molti film degli anni 50, tipo il
Il pianeta proibito ed è stata una bella rielaborazione del fumetto, secondo me. Sì, ma qui stiamo parlando ancora di un autore che ha avuto la possibilità di mettere molto del suo, ma quando parliamo di tutta l'architettura del Marvel Cinematic Universe e di tutti gli altri film, per quanto i fratelli Russo possano essere dei registi che sanno il fatto loro, non è che abbiano uno stile particolarmente spiccato. E soprattutto questi film, ricordiamoci che adesso sono prodotti dalla Disney, sono proprietà della Disney, la Marvel e della Disney, sono dei prodotti che sono diventati sempre più standard, in cui la regia, lo script e tutto deve seguire delle direttrici di produzione molto precise. Insomma, devono essere dei prodotti che non possono uscire dalla cucina se non hanno seguito una ricetta rigorosamente controllata. E qui si apre anche un altro tipo di polemica, perché c'è chi dice che non possono essere film artistici, per il semplice fatto che il regista, i creativi, non hanno la libertà di poterci mettere veramente del loro e poter fare quello che gli urge dentro. Devono semplicemente cuocere una pietanza che corrisponde a uno standard dettato dalle esigenze produttive. Ad esempio, io ti dico, secondo me John Watts su alcuni temi si vede che è un attore, cioè assomiglia molto, soprattutto nella rappresentazione dei cattivi, cioè del suo avvoltoio di Mysterio, si vede che si ispira un po' a Fargo, dei Coen, a Soldi Sporchi, perché comunque nella sua natura cinematografica, per l'appunto, la vena thriller, la vena per l'appunto del qualcosa, del qualcuno che si nasconde. Io però noto spesso nei suoi due film che lui comunque debba seguire delle indicazioni. Per me, rispetto a Raimi, lui è appassionato dei cattivi, ma non è appassionato alla storia di Spider-Man, e lì su alcuni punti è molto servile. Questo mi dispiace. Ma non è colpa di Watts. E qui il discorso proprio che Spider-Man ha avuto un percorso cinematografico di un certo tipo, perché ci sono stati tre film di Raimi, poi a distanza di pochissimo tempo si è tentato il rilancio con i due film di Webb con, mi sfugge in questo momento il nome dell'attore, Garfield, con Andrew Garfield, che aveva, era già una chiave diversa. La chiave dell'uomo ragno integrato nel Marvel Cinematic Universe con Tom Holland è un'altra cosa ancora, e mi dispiace, a me non piace più. Mi rendo conto che molti invece lo apprezzano e ritengono addirittura che sia, mi sono sentito dire, è l'uomo ragno che io stavo sempre aspettando. Io mi chiedo, ma quanti anni hai? Perché per me sono dei prodotti decisamente destinati a un pubblico molto, 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 molto giovane, se non bambini poco più. Tant'è vero che il cinema si riempie adesso di bambini. Quando si parla di Uomo Ragno, il pubblico è composto principalmente da bambini, a differenza di un film degli Avengers. Effettivamente, cioè a me spiace anche che comunque Spider-Man a livello cinematografico rispetto a quelli di Raimi abbia perso paradossalmente molta concretezza, cioè comunque quelli di Raimi usavano delle metafore per spiegarti delle condizioni della vita che tutti noi abbiamo affrontato, questo lo edulcora molto. Ma più che lo edulcora, prende proprio un'altra strada. Non ci prova neanche, non gli interessa provarci, perché le cose che sono state dette quando sono usciti i vari film era che una volta che sono esistiti i film di Raimi, ma anche i film con Andrew Garfield, certe cose erano state dette e non c'era più bisogno di dirle. Soltanto che certe cose, anche se non le dici, le devi fare sentire. Mi riferisco all'origine del personaggio dell'Uomo Ragno. Sì, è vero, quella sì. Il personaggio di Tom Holland, lo Spider-Man di Tom Holland di per sé come attore ci sta pure, e forse è la prima volta che Peter Parker ha l'età che dovrebbe avere all'inizio della sua storia nei fumetti, però è un altro personaggio, perché l'Uomo Ragno nasce come un personaggio tormentato che cerca la redenzione perché ha il trauma della morte dello zio che indirettamente ha provocato lui.
Il personaggio di Tom Holland invece tutto questo non lo mostra, non viene raccontato, si glissa su questa storia, non si sa bene se è avvenuta o se in questo universo narrativo non è mai esistita. In ogni caso, ti mostrano un Peter Parker che ha un'altra vicenda e che al massimo sente il bisogno di una figura genitoriale, che in questo caso viene identificata comodamente con Tony Stark, con Iron Man, sin dai primi film. I primi film di questo nuovo Spider-Man e quindi della ricerca dell'approvazione di questa figura paterna e poi dell'affrancamento da questa figura paterna. Ma è un concetto completamente diverso e ci mostrano un Peter Parker che in fondo non ha neanche la metà dei problemi esistenziali, economici, umani che aveva l'uomo ragno dei fumetti prima ancora dell'uomo ragno di Sam Raimi. Esatto. Io mi ricordo che quando uscì l'Uomo Ragno di Sam Raimi, gli Spider-Man di Sam Raimi, ci fu chi disse: questo non è lo Spider-Man dei fumetti. Io mi chiedo allora da dove hanno preso sia quello di Garfield che quello di Tom Holland, se quello di Raimi non era lo Spider-Man dei fumetti. Che cosa Sì. vuole la gente? Io non lo so. Guarda, mandiamo una breve pausa musicale, poi passiamo ad altri argomenti. E rieccoci. Allora, guarda, ti volevo chiedere, ma per l'appunto molti vedono queste caratteristiche, ovvero il fatto che comunque rispetto all'inizio appunto con Raimi, Burton, gli autori che abbiamo già citato, comunque il genere è cambiato. Secondo te, rispetto appunto ad un tempo molto sinteticamente, cos'è che è mutato per l'appunto? Ma sono mutate in realtà le intenzioni delle case di produzione e automaticamente anche dei registi. Nel senso che film supereroistici, anzi, film tratti da fumetti di supereroi, perché possono esistere film supereroistici e ce ne sono, che nascono direttamente come film e non sono tratti da fumetti. Ormai quali sono? Sono quelli Marvel e quelli DC, che in realtà seguono praticamente un po' lo stesso criterio, qualcuno riuscendoci meglio dal punto di vista sia qualitativo che commerciale, altri toppando e poi facendo vari tentativi. Sto parlando chiaramente del tentativo fallito di riprodurre la dinamica dell'universo condiviso da parte del DC Extended Universe, i vari Man of Steel, Batman v Superman, Justice League, che sono stati quello che sono stati, e contrapposti all'attuale Marvel Cinematic Universe. Quindi io non vedo che i supereroi al cinema in questo momento prendano una strada diversa. Credo che in questo momento siano decisamente tutti e due filoni, quello Marvel e quello DC, che ricordiamoci sono sotto il controllo tra l'altro di produzioni differenti. I diritti sono in mano a persone differenti, si specchiano l'uno nell'altro, uno ha cercato di imitare l'altro non riuscendoci e producendo dei film assolutamente discutibili, l'altro invece ha creato un suo trend, però tutti e due proseguono sui binari della commercialità e basta. Cioè un film come l'Hulk di Ang Lee, che era un film veramente stranissimo, stranissimo e su certi aspetti anche audace, perché prendeva spunto da un fumetto e da un fumetto supereroistico, ma ti raccontava una storia di psicanalisi, una storia onirica, e cercava di inventarsi, pur omaggiando i fumetti, nella sua compagine visiva, con la regia, con la fotografia e con il montaggio, nel senso riproduceva certe, non riproduceva certe tavole, riproduceva certe dinamiche visive che possiamo vedere nei fumetti attraverso la fotografia e il montaggio. Però ti raccontavo un film che seguiva un ritmo, una storia, dei contenuti che in realtà nei fumetti non ci sono. E questo anche ha deluso molti fan che volevano un film molto più fumettoso e molto più vicino al fumetto. Hulk di Ang Lee. Una cosa del genere, oggi come oggi, io dubito che la vedremmo, anche perché, ebbè, intanto c'è stato l'avvento al Marvel Cinematic Universe che ha lanciato un trend, una moda. E la gente, il pubblico è affezionato a determinate cose, a una determinata ricetta, si aspetta quello, soprattutto questo pubblico che è cresciuto con questi film. E
Da un altro lato c'è anche internet che svolge un ruolo in queste cose. Internet è andato crescendo in questi 10 anni, sono nati i social network e hanno influenzato anche il fandom, le comunità dei fans e come i fans intervengono nell'attesa di un film che è annunciato, nel benvenuto che gli danno o nei sifoni che gli fanno se il film non è di loro gradimento. Quindi un film che si discosta dal trend generale rischierebbe molto e sicuramente per le produzioni non sarebbe un prodotto in cui investire. Io credo questo. Beh, sai, io credo che secondo me forse il problema dei cinecomics moderni, per l'appunto, che trattano di supereroi, è che non si ha più al centro una persona, una figura che ha una sua evoluzione, che ha una sua catarsi. Alla fine lui è solo il pretesto, il supereroe è solo il pretesto per tutte delle vicende che sono esterne da lui. E su questo comunque ci si può collegare con il discorso che aveva fatto all'epoca Scorsese nella ultima lettera, in cui lui evidenziava come comunque il cinema si sta molto più commercializzando. E questo non è comunque per denigrare, per l'appunto, i fumetti. Anzi, io ad esempio le critiche che lui e Coppola hanno svolto nei confronti del genere le ho viste più un invito per lasciare più spazio agli autori. E Ma tu? il discorso è proprio quello, perché non è che Scorsese e Coppola, ma anche altri che si sono espressi in merito, abbiano del tutto torto sulla cosa. C'è da dire anche che sono persone che lavorano in quell'ambito, che vedono, a prescindere da quello che può essere il loro interesse personale e lavorativo, vedono andare avanti e prevalere un tipo di cinema nel quale non si riconoscono e che oggettivamente è un tipo di cinema molto più leggero e soprattutto molto più standardizzato, e chiaramente se ne dispiacciono, che poi possono anche essersi espressi in modi infelici o in modi discutibili, è un altro discorso. Però vedi, i film di supereroi, sia marvelliani che DC, sono standardizzati a un livello estremo ormai, nel senso che anche il personaggio dell'eroe è sempre simile a se stesso, perché se prendiamo sia Spider-Man Homecoming o Pantera Nera o qualsiasi altro di questi film, in linea di massima, con pochissime eccezioni, come possono essere i Guardiani della Galassia e forse Doctor Strange, Forse anche dimostrano la sempre. trilogia di Glass. Ma la trilogia di Glass è un'altra cosa ancora. Perché nella standardizzazione del Marvel Cinematic Universe ti mostrano un personaggio che segue una parabola che è sempre uguale, a prescindere dall'identità del personaggio. L'eroe che sorge, l'eroe che comincia a fare la sua attività, l'eroe che incontra un momento di crisi e cade e ha una caduta, che poi si rialza e trionfa. È il cammino dell'eroe. Tutti questi atti si ripetono di film in film, praticamente sempre uguali, con pochissime eccezioni, ed è oggettivamente una palla. Sì, è vero. Guarda, adesso siamo in chiusura e ti ringraziavo per la splendida puntata e per le tue considerazioni. Sono davvero molto contento per tutto quello che ci hai regalato in quest'ora. Sono Volevo io che ringrazio chiederti, voi. figurati, guarda, è stato molto bello. Volevo chiederti quali sono i tuoi progetti futuri? Hai qualcosa in ballo? Ma per quanto riguarda il canale YouTube, sto portando avanti la storia Cinecomics in maniera un po' così intervallata, perché sono dei video molto complessi che richiedono un bel po' di lavoro e vorrei potermi dedicare anche a qualcos'altro. Quindi, terminato questo, mi prenderò una pausa, farò altri video su altri argomenti e poi questa rubrica continuerà. Il resto c'è il mio progetto di una biblioteca del fumetto che avevo già varato qualche anno fa in uno spazio autogestito della mia città. Ho dovuto spostarla per cause di forza maggiori. Ho questa casa che ho ereditato, in cui convivrò con la biblioteca, che la sto rimettendo su, ed è una biblioteca dedicata alla memoria di Salvatore Rizzuto Adelfio. Si chiama proprio Biblioteca Salvatore Rizzuto Adelfio, è il nome del titolare di Altro Quando, nome che io ho preso.
ho ereditato, ma che era il nome della prima fumetteria di Palermo, nel senso proprio la prima a nascere nel 1991 nella città di Palermo. E tengo molto a questo progetto di questa biblioteca che si basa molto sulle donazioni. O chi mi manda fumetti interessanti per posta, chi me li dona, oppure chi li prende da una lista Amazon dei desideri che abbiamo in rete, o anche chi mi può offrire un caffè virtuale sul servizio Ko-fi ed eventualmente compro io i libri, compro io gli scaffali e metto su questo progetto che spero possa attecchire in città e diventare un punto di riferimento per chi vuole conoscere il fumetto e anche chi ci studia e poi in questo modo accedere a un patrimonio che sta diventando anche abbastanza vasto, di fumetto molto trasversale di tutti i generi e di tutte le provenienze geografiche. Beh, sono molto contento di ciò. Grazie mille per questa piacevole chiacchierata e spero davvero un giorno di incontrarti anche di persona, che chissà il nord e il sud in una qualche maniera si incontrino. Magari ci incontriamo al centro, in Toscana. E vabbè, non sarebbe la prima volta, non mi sembra una cosa poi così improbabile. Auguriamoci che questa emergenza si risolva presto in maniera definitiva e che tutto possa ricominciare in maniera normale. Allora la circolazione ci potrà essere molto più serenamente e le possibilità di incontrarsi e fare cose insieme. Bene, grazie mille di tutto e Grazie a voi sempre. buona serata, cari radioascoltatori, ci sentiamo prossimamente.